Allora, saremmo brilli chiusi. No, una cosa, su Soldini io toglierei la domanda su Teresa Ressio. Perché? Teresa Ressio, ragazzi, veramente non la conosce nessuno, no? Non possiamo parlare di Teresa Ressio. Beh, no, dai, la conosco. No. Teresa Ressio, secondo me la conosce solo Soldini. Io toglierei la via. Ah, ma che paradumma, che paradumma. Ho riso. Dici che stai scherzando? Sì, sì, sto ascoltando Radio Edge. Ah! Ragazzi, andiamo. Ragazzi, cade a pezzi sto posto. Victor Victoria, niente come sembra, è presentato da... No, rien de rien. Per mantenere il suo corpo liscio e levigato, per eliminare i peli superflui, Piero Guerrera usa... niente. Je me fous du passé. Niente. Pucom. Obiettivamente serve una sigla per cominciare. Dopo questa che abbiamo l'hanno schifata anche su Sky. Questa sigla non è un granché. Non capisco anche da me se c'è una cosa che mi consola. Victoria, sei sempre più bella, non so che cosa dire, Risa. Grazie. Sono molto contenta per te. Come ti senti? Anche tu sei molto bella. Adesso non cominciamo con i complimenti, che tanto mi demolisce tra un attimo Geppi Cucciari, che è qui alla mia sinistra. Anche lei è molto bella. No, è là, cioè, il tessuto dell'abito è bello, è che è morto lo stilista mentre lo stava finendo, sembra. Secondo te, perché prego Arisa, accomodati, volevo salutare anche nostra Melissa, eccola qua. Ciao, come va? Bene, è sempre freddo, però non mi vorrei ripetere. Però vedrai, così. Secondo me tirerà un po' di vento questa sera in studio. Saluto naturalmente anche Ciao, il nostro Ricky. Maestro Barbera, come va? Ciao, Ricky. Bene, appeso. Tornatore, sai che sta scrivendo un nuovo soggetto? Sì, il piano sta appeso. Sì, la leggenda del pianista sul soppalco. Questa era molto bella come battuta. Adesso mi massacrerà Geppi Cucciari. Ma poi ti stanno bene le ballerine che slanciano? Ha detto dei bei tronchetti che allungano la gamba. Allora, Vicky, subito... Bella questa maglia, Geppi. Bella, non è mia. L'ho trovata qua e l'ho indossata. Allora, vuoi sapere chi non viene? Chi non viene? Ecco, non viene. Perché dobbiamo cominciare sempre con delle brutte notizie? Perché così non può che migliorare la serata. Benissimo. Come nella vita. Sono d'accordo. Scusa, oggi sono pettinata da Capitan Harlock e sono un po' infastidita. Allora, non ci sarà Keith Richards, famoso musicista, perché sta girando il mondo con la sua autobiografia. Ieri si è presentato alla presentazione del suo ultimo libro con la maglietta Sesso, droga e prugne cotte, perché è in questa fase un po' decadente. È un po' così, non verrà. Bene. Mi dispiace. Non ci sarà purtroppo Robert De Niro, perché lo sai che sta girando Manuale d'amore 3. Con la Bellucci. Sì, no? Appena l'ha vista recitare è subito andata a comprargli il libro Manuale di recitazione 1. Proprio. No! Non è vero. È invidia. È invidia. È invidia. L'invidio ai pargoli. Allora, non ci sarà neanche Valentino Rossi, perché sta festeggiando il suo passaggio in Ducati. Finalmente passerà a una rossa dopo aver fatto tanto tanto nero. Battuta a sfondo contributivo. L'abbiamo capita. Grazie mille Geppi Cucciari. Noi ci vediamo tra pochissimo.
Bene, a questo punto io vorrei invece dirvi che abbiamo tre ospiti questa sera. Abbiamo Giovanni Soldini, tra pochissimo, Nancy Brilli e Vincenzo Salemme. Quindi per presentare e introdurre il primo ospite, prego Arisa. Well, you can tell by the way I use my wall, I'm a woman's man, no time to talk. Music loud and a women's warm, I've been kicked around since I was born. And now it's alright, it's okay, and you may look the other way, and we can try to understand Giovanni Soldini effect to man. Whether you're a brother or whether you're a mother, you're staying alive, staying alive. Feel the rhythm breaking and everybody shaking. We're staying alive, staying alive. Ricordare che sta cantando dal vivo Arisa, non c'è playback, per cui sì. Bravissima. E adesso vediamo che effetto fa il ballo su Paride, di Paride su Giovanni Soldini. Prego. Che è un po' come remare, tu lo so che non remi, no, mai. No, no, cerco di non remare. Cerchi di non remare perché non è che... Ecco, benissimo. Si fa una fatica boia a remare. Infatti. Ti volevo chiedere subito una cosa. Tu hai la... Sì, ok, regia, un secondo solo. Posso parlare un secondo con l'ospite prima di mandarla a smazzare? No, dai, mandiamola a smazzare. Allora, la nostra Melissa P ti farà il mazzo durante l'intervista e quindi dovresti smazzare le nostre carte. Ciao. Ciao. Nel frattempo vi ricordo che fino al 26 novembre anche su Monte Lombardia passano al Digital Terrestre e trovate la 7 su canale 707. Bene, abbiamo dato questo annuncio che dovevamo dare. Hai smazzato là? Ho smazzato. Perché ridi? Boh, così. Però... Ha un altro significato? No, tranquilli. Ok. No, volevo capire questa cosa. Tu hai la televisione? No. Mi spiego adesso perché hai accettato l'invito. Esatto. Adesso ho capito. Bene, bene. Mi si chiariscono molte cose. Bene. Allora, Giovanni, tu sei un grandissimo velista, forse... Anzi, posso dire proprio l'eccellenza italiana della vela? Boh. Beh sì, dai. Non lo so. Ma non fare il modesto. Io faccio il navigatore. Quindi solitario. A me piace navigare, andare lontano, fare dei viaggi e cerco anche di farli veloce, magari di... Il più velocemente possibile? Sì. Infatti tu sei uno curioso a questo punto di vista perché cerchi sempre delle traiettorie... Beh, quando fai le transoceaniche o delle rotte strane, rotte no? lunghe, ovviamente la meteorologia è importante, quindi devi fare, devi navigare con la natura. Esatto, però la tua specialità diciamo che è la solitudine, nel senso che il solitario, no? Tu sei uno spesso di quelli che... Spesso in solitario, poi in realtà faccio un sacco di cose anche in doppio, in equipaggio. Ecco, però tu hai detto che, hai dichiarato che la solitudine è uno stato mentale, che in realtà le persone non sono mai sole. E la penso anch'io così, infatti volevo chiederti se vedi anche tu questo? No. Tu non lo vedi? No. È sempre qui che mi fissa? Vabbè. No. No. Cazzo guardi?
Vabbè. Non so, io però la... Sei un po' fulminata? No, tra l'altro, no. No. No, 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 è che ho gli amici immaginari. Capisco. E quindi... spostati un attimo, grazie. No, però volevo capire questa cosa. Stando molto da soli, cioè, ti capita di... Cioè, cosa fai in barca tutto il tempo? Perché, allora, adesso voglio capire. Quando sei in solitaria, mediamente quanto puoi stare fuori in barca per i fatti tuoi? In che senso? E quanto tempo? Dipende. Dipende dove devo andare. Che barca ho? Sì. Dove devo diciamo, andare? Il viaggio più lungo in solitaria. Dunque, il viaggio più lungo senza interruzioni è stato, mi sembra, intorno ai 55 giorni. 55 giorni? Mm-hmm. Ok. E lì cosa, con chi parli? Parli con qualcuno in barca? Parli in genere con la barca, col pilota. Ok. Quelle cose lì. Ok, no, ma se sei da solo, in che senso col pilota? Se sei da solo? Beh, perché il pilota timona e quindi in genere attira così... Okay. Attira ogni tanto insulti. Qualcuno? Qualcuno. Tipo? Quando timona male, per esempio, fa casino, straorza, che ne so. Ok. Se già siamo entrati in una cosa con te, parli con te stesso, discuti tra te e te. Ecco, vedi, parli da solo. Poi ti metti d'accordo, ogni tanto. Per forza, perché sennò mandarsi a fanculo 55 giorni è veramente complicato. Senti, è vero che tu hai questa passione per Teresa De Sio? Beh, siamo amici. So, ecco, ti volevo chiedere questa cosa perché... No, siamo diventati amici. Ok. Perché lei ha fatto un concerto un po' di anni fa che si chiamava Da Napoli a Bahia e siccome voleva immaginarsi... Abbiamo scoperto che in regia c'è un altro fanatico di Teresa De Sio. Però ti volevo chiedere, è vero che lei tiene lontana le orche? Lontane le orche quando sei in mare? Perché ragazzi, comunque è potente, no? Che cosa? Il suo acuto è bello potente, roba è bello che potente, sì. Potrebbe tenere lontano le potrebbe. Orche. Potrebbe. Cos'altro ascolti quando sei in mare? Ma guarda, ascolto... In realtà di musica ne ascolto poca in mare, okay. Perché... Una barca è un piccolo mondo, no? Quindi si ripercuotono tutti i problemi del mondo. E quando vai lontano su una barca il primo problema è che hai poca energia. Giusto. Hai poca acqua, poca energia, eccetera. La musica purtroppo è una di quelle cose che consuma tanto, perché comunque le casse per funzionare, certo, hanno bisogno di... E quindi questo è il primo problema. Il secondo problema è che soprattutto se sei da solo... Sì. L'udito è quello che ti mantiene in contatto con la barca, cioè la barca attraverso i suoi rumori ti dice tutto il tempo che cosa gli sta succedendo, quindi tu da dentro magari capisci delle cose attraverso i rumori, se hai la musica troppo alta è come non senti più un tubo. E quindi... qual è stata la tua ultima impresa? Ma la mia ultima attraversata è stata... l'ho fatta l'anno scorso, siamo andati dalla Francia fino in Messico, è stata, sì, una regata in doppio, l'ho fatta con Pietro da lì, molto bella, c'erano 30 barche, siamo arrivati secondi, ci abbiamo messo 25 giorni, abbiamo preso un sacco di depressioni, un sacco di vento, è stata, sì, una regata abbastanza dura. Dura. Noi tra l'altro abbiamo anche delle immagini qui, dovremmo averle. Forse ce l'abbiamo qua davanti, le vedi? Questo è quando sei salito sulla barca. Certo. Sono dei cretini. Senti. Allora, io adesso per metterti a tuo agio in questo studio televisivo, che so che non è proprio la tua dimensione, allora, intanto volevo capire... Qual è la prua e qual è la poppa? Immaginiamocela come una barca, cos'è la prua e cos'è la poppa? La poppa è il sedere, la prua è la faccia, il muso, diciamo, giusto? Mm-hmm. Ok, quindi dov'è la prua e dov'è la poppa qua? Diciamo, immaginandocelo come... Ma... Forse la prua è di là. La prua è di là? Ok. La poppa è di là. Ok. Cioè, il pubblico è seduto sul culo della barca, in pratica. Cioè...
è più largo, no? Ah, ok, in questo senso qui. Ah, giusto, giusto, giusto. Ecco, è più largo, quindi giustamente... Ma qual è il nord invece qua dentro? Si riesce a capire guardando i fari? No. Sicuro? No, i neon, no. No. Non abbiamo idea. Direi proprio di no. Non saresti in grado di capire proprio per niente. Va bene. E... c'è un labirinto per venire qua. È un labirinto per venire qua. Diciamo che l'uscita... C'è vento? Ecco, diciamo che... Viene... Guardi, vogliamo capire questa cosa. Che vento è questo? Che vento è? Scirocco. È scirocco? Che vento? Ma arriva dalla pompa. Se la pura è quella... Vento in pompa. Vento in pompa, abbiamo vento in pompa noi. Senti, se volessimo raggiungere il pubblico, diciamo di Bolina... Poi viri. Di qua? Poi di qua. C'è uno che ha urlato strambo. Di... Okay. Strambo, no? Controvento non si stramba. Ecco, fermate tutto, siamo dei peracottari. Cioè, controvento non si stramba. Allora, torniamo qua. Spiegacelo bene perché controvento... Non... Scusate, ho dei capelli che sembrano la De Blanc. Ok, siete pazzi, siamo pazzi. Abbastanza. Cioè, per dirci fulminati a noi, tu, guarda. Beh. No, volevo capire, è partito uno strambo, o stramba, se dici che cos'è. Allora, si stramba quando c'è... gente che se la fa addosso, perché non capisce niente di quello che succede. Ok, si stramba, cosa succede? Quando si va col vento dietro, il vento in poppa, quindi così? Esatto, il vento ti spinge. Ok. Allora, tu non puoi andare col vento dietro perfettamente in poppa, perché hai la randa, il fiocco, cioè da una parte o dall'altra le vele devi mettere, no? Quindi okay, fai anche lì un angolo. Un angolo? Quando arrivi in fondo all'angolo, giri. Giri. E metti le vele dall'altra parte. Okay. Poi giri, giri e metti le vele dall'altra parte. Capito? Okay. E se voglio strambare? Quel girare lì è strambare. Invece quando vai contro vento, vai di bolina, allora viri. Vabbè, lascia perdere. Togli sto vento! Comunque è così, insomma, in soldoni. Così. Sì, sì. Non ho capito niente, non sentivo niente, sembro la De Blanc, scusatemi. No, però c'è... Allora, in realtà, avevamo pensato... Pensa che cagata che abbiamo pensato. No, aspetta, adesso lo spiego, perché strambo volevamo fare tutti così. Sai quando ti abbassi, perché sì, se no ti arriva... Ah, certo. Ottima idea. È contento lui? Gli è sembrata una bellissima idea. Allora, a proposito di strambate, lei passeggia avanti e indietro, ma so che entrerà da un minuto all'altro... Da un momento all'altro, Geppi Cucciari! Buonasera! Buonasera! Pettinati! ti ha scompigliato la frangetta, forse anche le idee, vediamo come ma vira... Ma non le ho mai avute, non è come vira possibile. La serata, benvenuto a Giovanni Soldini. Grazie. Un eroe della navigazione in solitaria, infatti è sempre su YouPorn. Così, cominciamo così. E poi perché quando tutti quanti parlano di un marinaio pensano al luogo comune che ogni marinaio c'ha una donna in ogni porto? Non si sa. Ti risulta vero? Sono cambiati i tempi. No, ma da come ridi non direi. Però ricordati che per ogni uomo che c'ha una donna in ogni porto c'è una donna del marinaio che c'ha un giardiniere in ogni armadio, cioè. Così, in linea di massima. Un uomo molto generoso, pensate, una volta ha deviato la rotta della sua imbarcazione per migliaia di miglia soltanto per ritrovare un'imbarcazione che era alla deriva e trarla in salvo. Giusto, l'hai fatto? Sbagliato. Sbagliato? Non era questa, chiaramente, non avresti potuto fare niente in questo caso. Non l'hai fatto? Non l'hai fatto?
Non erano migliaia di miglia, erano 200 miglia, poi non ho tratto i salti volo in barcazione. Ma adesso perché dirlo? Ma che voglio dire, ma chi ti viene a controllare le miglia adesso? Non so manco quante è un miglia. Marino, saranno 2 km, 1,8 km. Che cosa, un miglio? Un miglio marino. Sì, più o meno. Vabbè, vabbè. Qui, ma chi se ne frega? Infatti. Passiamo alla prima domanda del sondaggio. Siamo tutti d'accordo. Allora, facciamo una cosa, andiamo in pubblicità un secondo, torniamo qui con il sondaggio di Geppi Cucciari, che è vero, tu non lo conosci, ma adesso lo conoscerai. E Geppi Cucciari, naturalmente. Che è vera anch'essa. Super vera. E Giovanni Santini, state lì. Siamo in compagnia di Giovanni Soldini e lui non ha la televisione, evidentemente, è il motivo per cui è qui. È tutto un grande equivoco. E a proposito... A proposito di equivoci, vuoi introdurre me? No. Allora, continua la frase, dai, ti voglio vedere dove vai a parare. No, e a proposito di equivoci, anch'io sono qui per sbaglio. Madame... Però... L'unica donna che non è un equivoco in questa trasmissione è Geppi Cucciari. Brava amici, questa sì che è una grande, grande, grande presentazione, ti ringrazio. Prego. L'hai condita con la finezza finale come è il tuo solito. Soldini, Giovanni, sono qua. Allora, questo è il sondaggio che noi abbiamo commissionato a tuo riguardo, siamo andati in giro a chiedere alla gente roba su di te. Vado a leggertelo. Soldini ama la barca a vela perché, dice, così non deve fermarsi dal benzinaio. Visto come si veste, non gli farebbe bene un bel giaccone in omaggio coi bollini? Sì. Sì, per il 56% degli intervistati. Allora, quindi oltre il 50% pensa che tu dovresti rifarti il look. Veramente sei elegantissimo invece, come il tuo solito. È chiaro. Non sanno tutti quanti che sei strapagato per vestire fila, ma dai concorrenti proprio pure... Io comunque capisco anche la tua angoscia di andare dal benzinaio, perché io ogni volta che attraverso la piazzola del benzinaio ho paura di incontrare Patrizio Roverso e Susie Blade in barca a vela. Ma... Tu cosa ne pensi del fatto che per fare pubblicità alla benzina usino una barca a vela? Cosa ne penso? Hanno bisogno di ripulirsi. E quindi... Bene. Ottima scelta. Sì, sì, ma infatti stanno in pezzo. Sono andati tutti quanti a fare il pieno dopo questa tua affermazione. Comunque, se li trovi in mezzo al mare, non a un girare di 2000 metri, 2000 miglia. Lasciali là, buttali dove ci sono gli squali, anzi, che ci fa una cortesia a tutti. Che cattiva che sei! È cattivissima! Mamma, è spietata! Ma l'hai scoperto adesso? Sì. Non ho ancora finito. Siamo alla seconda domanda, ne avete parlato prima. Il piatto forte di Giovanni Soldini sono gli spaghetti al curry con le mele e l'uvetta secca. Secondo lei naviga da solo perché nessuno vuol cenare con lui? Sì. Sì, per... Vedi? Il 45%. In realtà tu, la maggior parte, insomma, di queste persone non sa che tu in realtà hai molta inventiva in cucina, te la devi per forza avere, insomma, vista la vita che fai, e non conoscono altre tue gustosissime pietanze che invece io ho scoperto. Per esempio le lasagne all'ananas, ghiande e cumino, le fettuccine gruviera e olio Fiat, che sono per la maggiore, e poi il tuo piatto forte, tortellini di mascarpone e castoro, così. Vabbè, non fa niente. Bellissimo. Cena anche tu con Soldini e ti verrà il mal di mare senza neanche lasciare il porto. Questo è un po' il tuo claim, diciamo. Giovanni Soldini in gioventù ha fatto il venditore ambulante. È possibile che sia sempre in giro per il mondo perché la Lega l'aveva scambiato per un extracomunitario? No? Per l'83%, Ciumbia quasi 14, Valavola va un 3,2%. Allora, la maggior parte ritiene impossibile che tu venga scambiato da un extracomunitario, questa ti blocca un po' la carriera, non ti vedremo mai condurre un preserale al posto di questo, che è un po' Obama sembra qua in questo scatto. A proposito di extracomunitari, Giovanni, tu sei di Milano, sai che Milano sta vivendo dei grandi cambiamenti, andare in giro la sera è sempre un rischio perché puoi incontrare certa gente la sera. Lo so.
E lì fa paura. Paura. Che so che ti è molto simpatico, va detto che tu comunque con la Lega hai qualcosa in comune, tu hai fatto 3 anni in 1 per diplomarti a classico, Renzo Bossi ha fatto 3 anni in 1 per avere la diploma elementare. Giovanni, prenditi con la nostra sirena. Ciao, grazie Timbra Geppi. Senti, vogliamo fare una domanda a Melissa? C'è qualcosa che vuoi sapere? Vediamo un po'. Beh, ti faccio una domanda facile, va? Non ci sono domande facili. Tanto riguarda te, vai vai. Esatto. Farò degli altri figli? Guarda, io avevo paura a qualsiasi cosa tu mi chiedessi, mm-hmm. perché... Tu ne hai 3, giusto? O, 3 figli? Beh, se glielo dici prima... No, scusami. No, nel senso... No, qualsiasi cosa mi avesse chiesto. Comunque, le carte parlano di una chiusura. Quindi, nel caso in cui, appunto, mi hai chiesto di se farai altri figli, la risposta è per il momento no. Meno male, va. No, anche perché c'è un cambiamento alla base suo, cioè c'è un cambiamento alla base tuo molto importante che devi lasciar passare. Quindi, esatto. Va bene, ti ha risposto. A questo punto noi vogliamo fare il momento il cielo manca, che è il classico gioco, quello delle figurine, e per farlo farei entrare i prossimi ospiti, che sono Nancy Brilli e Vincenzo Salemme. Sei splendida, sei ancora più bella. Sei rossa. Sono molto rossa. Salemme è già cacciata. Sono brave ragazze, lasciale perdere. Ho capito. Buonasera. Accomodatevi pure. Tipo dove? Uguale? Mezzo in mezzo. Tra divano e pavimento preferisci il divano? Sì. Per il momento sì. Bene. Allora io... Salve! Ok. Molto intimo tra me e lui. Ma sono gli stessi o sono altri? Scusa, posso mettere Milano in mezzo a Roma e Napoli? Ma io Milano cosa? Non sei di Milano tu? Sono nato a Milano, ma non ci vivo più da 20 anni. Vabbè, io non vivo a Napoli da 30 anni, però sono... Io vivo a Roma da 46. Ma era così, era per separare questa coppia, se no si suggeriscono le cose, Giovanni, allora. Buttati in mezzo. Okay. Allora, vi elenco una serie di esperienze, dovrete dire... Potrebbe fare schifo metterti vicino a me, di no, male. No, figura, sei tu che... No, avevi un po' impressione. Tutto, scusa, Vittorio, ho sbagliato. No, puoi venire. Poi... Accomodati pure. Siamo qui in trasmissione. La signorina è nostra ospite. Ci dica. Grazie. Niente, volevo fare un giochino con voi. Il cielo manca. Vi elencherò una serie di esperienze. È come le figurine. Cielo o manca? Perfetto. Ok. Facilissimo. Vai. Non ho capito. Fa niente. Stai giù coi piedi, fermati un attimo. Stai ferma. Dove hai messo il microfono intanto? Brava, sta bene lì. Allora. No, che ne sapete voi, c'è tutta una cosa. Tacerò. Malinconie cosmiche. Oh, cielissimo. Ce l'ha. Manca. Coraggio, davvero? Ma cosmiche proprio, non esagerare. Sfondare un picchetto al liceo. Manca. Cielo. Cielo. Ma voi l'avete pagato? Io arrivavo dopo che l'avevano sfondato. Arrivavi dopo? Sì, facevo sfondare e poi passavo. Ah, ecco. Però passavo. Quindi ce l'hai, invece, Giovanni. Bene. E un twist proprio, lui si vede proprio, ma sai, quei viaggi in barca, ma io per esempio mi manca Barrini, da qui all'altro scoglio Andrei, chi le fa tutto un mondo,
Smettila. Ma smettila. Ma sei tu, andiamo avanti, dai. Andiamo avanti, non celebriamolo troppo. Allora, soffrire la fame. Manca. Neanche in banca? Ti è mai capitato di soffrire la fame? No. Beh, io sono stato... Sì? I primi tempi. Bon, non sono di famiglia povera, ma ho sofferto la fame, sembra per chi soffre no, veramente. Nel senso, però certo. sì, c'è. Ok. Allora, non riuscire a farla nei bagni pubblici. Manchissima proprio io. Non riuscire a farla nel senso che non riesci, pubblici. Cioè, non riesci manca. Proprio... c'è gente che ha insomma... la fobia. Sì. Io, no, caso. Nei pubblici per me io mi blocco, sinceramente. Mi blocco un po'. Basta sì. Farle in piedi. Per esempio quelli vicino al muro. Cosa hai detto, Risa? Basta farle in piedi. Ecco, Marco. No, ma non perché sporco. Basta che non ti appoggi. No, basta farle in piedi, ma io la devo fare per forza, in viso o uno. Ma perché mi hai pigliato? No, dicevo alla signora Nancy. Ah, Nancy sì, ha ma detto che l'ha fatto ovunque. Ma adesso non mi fate. No? Vendono i coni? Siamo fatti. Va bene. Sesso in mare. Cioè, dentro l'acqua. Se Luci non l'ha fatto là, tu l'ha fatto. Lui che cosa? Sta sempre in acqua. Lui lo vede in acqua. Sì. Cielo. Beh sì. È certo. È per forza. Nancy, forza. Cielo. Io no, perché come si fa? È difficile. Voi due ce l'avete? Okay. Non è proprio, non mai detto su un lampione, mai detto al mare. Al mare? No, ma dentro l'acqua, giusto? Nel mare, ma non necessariamente nell'acqua. Ah, allora cielo, cielo, sì, sì. Okay. No, io sia nel mare che sulla spiaggia, dico, sì. In barca. Sì, cielo, sì, sì. Abbiamo chissà uno. C'è lì. Tutte e due quelle volte ce l'ha. Okay. Corna. Cielo. Cioè, ce l'hai tu le corna o l'hai fatta? L'hai fatta. Che fatti i cazzi tuoi. E tu hai cielo. Ma che modo di rispondere? È ma scusa, ma cioè, bisogna capire. È un po' in televisione, però c'è allora, ma tanto cieli che ovunque, dai, chi è che non cielo. Devi corno, raga? Ma c'è esatto. Per pensi di non aver avuto mai le cose? Ma figurati, io sono tranquillo. Ma se te l'ho fatta proprio io. Totò e Peppino qua. Allora, esperienza omosessuale. Manca. C'ho le idee chiare. Manca, purtroppo. Ma ti piacerebbe? Mi sarebbe piaciuto, ormai non c'è stata un'occasione, però. Ormai non c'è stata. Non ho capito niente. Succede, no, infatti, dati da fare. La curiosità porto ovunque. Ok. Lavorare a me, da fumati. No, grazie, no. Lavorare da fumati? Cioè, da fumati, dopo una canna. No, manca. Manca. Allergica al fumo, potrei anche morire. Potresti morire, ok. Voglia di tradire. Cielo. Ora? Cielo. Ma in generale. In generale è passato. È un po' vaga. Cielo. Voglia di tradire. Io ho detto subito cielo. Cielo. Manca. Manca. Ora manca, prima cielo. Ma parliamo okay. di tradire la allora donna? È cielo. In una coppia, parliamo sì. di tradire anche gli amici, no? No, no. Tradire in generale, no, ma può essere anche amici. Parole no, no, parolacce... allora no. Ok. Parolacce a letto. Cielo. Se ricorda. Cielo. Cielo. Non capisco che... Metto per amore. Parolacce dette o subite a letto? Può capitare, ma non è proprio una fissazione. Non è una fissazione. Non ma è una fissazione. Non facendo l'amore. Capitate che me l'hanno detto. Dormendo nel sonno. Lì, no, cioè, facendo che l'amore, dai. Cielo, facendo ma sesso. Cielo, ma... Ah, facendo sesso? Se ma vai male, cielo. Te dico, ma che combinato? Piangere davanti allo specchio. Piangere davanti allo specchio? Manca. Ma perché uno si mette davanti allo specchio? Ma io ogni tanto faccio. E perché davanti allo specchio? Perché così mi vedo. Bello. Ah, perché ti piace? Così mi ricordo il momento. Manca. I giorni manca. Della memoria. Ti ricordi quel giorno che... Ecco. Manca. No, io ho manca. Fatto anche cose più perverse, nel tipo? Senso piangendo mi sono ricordata, fammi vedere che faccia ciò, così mi ricordo poi se mi serve. Esatto. Vedi? Cioè, ragazzi, voi siete malate mentali. Sì. È possibile. Sono d'accordo. Autoerotismo. Non mi guardare così. E tu hai guardato sulla guarda tutti e tre, 1, 2, 3, no.
autoerotismo, boom. Io ho finito di, proprio da, nel senso, da ragazzo, mamma. Cielo però. Mamma mia. Per forza. Guarda che mani. Io un bel film. Proprio, si fa, no, cielo. Ho messo gli occhiali a 15 anni. C'è Fioni che aveva detto manca, che ho visto una qualche puntata, ha detto manca, non ci credo mai. Qualcuno l'ha detto. Qualcuno l'ha detta. Rossella Brescia l'ha detto da noi. Non, lo, non me lo ricordo, era una donna, ma. Sì, è Rossella Brescia. Bugiarda. Ma ah, sì, eh? Ma non ci credo manco. Ma che cosa? Che gli manca. Non si intende. Allora, Ceffoni col partner. Forse. Cosa? Ceffoni col manca, partner. Manca, manca. Mai. Cielo. Dubbio. Quanto sono carini loro, ingenui, buracci. Non avevo dubbi, Nancy. Chissà perché. Ma ricevuti o dati? Tutte e due. E come dai, qual è la tecnica tua, no, per adesso... dare un ceffone? Dipende. Dipende. Cioè? Dipende. Per esempio, quanto sei soldini, diciamo... Una pizza, dare una pizza. No, c'ho anche l'anellone che no, era per capire, cioè tu sei di quelli che arriva, ciao amore, spam o... No. No. No, mi deve salire il sobbolore e quando è arrivata giusta questa parte. Deve stare arrabbiata. Beh no, a freddo così, ciao mo, boh. Chiedo se no, magari è premeditato, che... no? No. Ah, freddo. Bellino, uno non se l'aspetta. Boom. Esatto. Cioè che ti gira la capa proprio, ma no, che ci fai? Tu lo sai. Sesso acrobatico. Sesso acrobatico. Sesso acrobatico. Ma raga, ma quanti... sulla barca tua un po'. Cioè, ce l'hai il letto sulla barca? Chi è una Markdale? Ma che ti credi che c'ha? Non ce l'avrà il letto, ma non c'ha la brandina. E che è acrobatico, scusa? È acrobatico, dove si fanno un po' di cose. Col trapezio. Facci un esempio. Sì, come, ecco, come il promo lì sopra. Che... Facci un esempio. Allora, per esempio. Lui, per esempio, è solo acrobatico. Ecco, per esempio, il pianista sarebbe decisamente sesso acrobatico, oppure in barca da te in bagno non si potrebbe fare perché non c'è il bagno. Quindi no, uno dovrebbe inventarselo il bagno, diventerebbe sicuramente acrobatico. Ho capito. E fantasioso. Troppo difficile, io sono una ragazza più semplice. Io aspetta, però Melissa ci può aiutare. Ci spieghi, già, Melissa, certo. Scusa, Melissa. Cos'è il sesso acrobatico? Il sesso acrobatico. Ma il sesso acrobatico è il sesso performativo. Quindi il sesso estremamente ginnico, dove si assumono posizioni strane che non mi riguardano, perché io sono da letto. Vedi, però a 20 nodi in mare, così, con la barca che va da tutte le parti, diventa acrobatico. Ma i 20 nodi, non cioè... sono i nodi che stai legato. No. I 20 nodi alla velocità. No. Però cielo, manca. 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 Già solo io c'ho tutto, ma lei c'ha tutto, ragazzi! Nancy Orilli e Pulocinan, io voglio ringraziare Giovanni Sentini. Ciao! Grazie di cuore. Ciao. Ciao. Vuoi accomodarti, ciao, di là, Giovanni? Le nostre spalle. Qua. Eccolo là. Soddisfatto tutto quanto. Allora. È comodissimo. Questo divano. A me piace perché lei è l'unica altra che ha interpretato questo divano, grazie Nancy. Perché? Cioè? È comodo, vero? È tutto liscio. Non ti scadena, ma non l'ho mai vista così, che è successo? Perché quando viene qua diventa porca. Come porca, braccia? È perché è così, secondo me ti eccita questo studio. Sei un po' sì. Un po' sì, vero? Ma perché lo studio è conformato in un certo modo o perché ci stai volta... tu, no, Melissa? No, è che è la seconda volta che viene qui e la vedo su di giri. Tu mi dici, no, non l'ho mai vista guarda, così? Guarda, adesso sarò anche un po' noiosa. No. Guarda che ti dico. No, sì. No, no. È uscito sì. No. Che vuoi fare? Passa. Ecco. Va bene, allora, io ho fatto preparare per voi due un pezzo da Risa che in realtà canterà la vostra presentazione. Sì. Wow. E quindi, prego maestro. He left no time to regret. Vincenzo Salome with Nancy Brilli Beck. Me and my head.
to what I knew, so far removed from all we went into. And I tread a troubled track, my odds are stacked, and I go back to black. We only say goodbye we worked another under time. You go back to her and I go back to you. We only say goodbye we worked another under time. You go back to her. Teatri, tutto, quando li fai? Quando questa trasmissione? Sì, vediamo. Certo che li farà. Certo. È super brava. Li deve fare assolutamente. Brava. Può cantare qualsiasi cosa. È bravissima, veramente. Allora, voi siete in promozione con A Natale mi sposo. Sì. Yes. Ecco, e tra l'altro... Che è successo? No, ragazzi, cretini, non è questo, è l'altro, perché si sono separati Jessica e Boldi. Ragazzi. Via, io, è una cosa che hanno fatto loro. Via Jessica, no, scusate, è che in regia c'è quel cretino della grafica che ogni tanto fa delle battute così. Dammi nome e cognome, poi dopo. Ah, dopo te lo do. Allora, in realtà però loro effettivamente si sono divisi, no? Boldi e Jessica, e noi... A Natale adesso abbiamo due cinepanettoni, non uno. In realtà questo esce un po' prima di Natale. Sì, però diciamo si chiama addirittura A Natale mi sposo. Però, sì. Quindi diciamo che è un cinepanettone, giusto? Sì, quelli sì. Che... Mm. Sì, anche questo è un... Sì. È un film comico, ma è una cosa seria, mo stiamo parlando... No, perché all'improvviso abbiate una piega... Cioè, abbiamo cominciato con una battuta di serie, poi... Cinepanettone, sì, sì, dico madonna mia, sì. L'ho detto! Sì, no, però stavate... Mi sentivo tra due fuochi, ma posso mettere là? Sì, ti puoi mettere di là mi vuoi. Mettete in mezzo. Nessi, scala di qua, allora. Mettete più vicino qua, va? Avevamo pace, oggi... Oggi tutto fermo, avevamo pace. E non sei contento? Molto. Ah, ecco. Ecco, allora, io tra l'altro ho il trailer, e quindi lo facciamo vedere, e tra poco ne parliamo. Così lo vediamo anche noi, anche lo vediamo. Noi abbiamo... Ma questo che... Che sono dei tarantolati. Ma questo non è uno scherzo, se siamo fuori onda qua. No, no, è un errore. Scusa, sono proprio bravissimi in regia. No, ma hanno sbagliato veramente? No. Hanno sbagliato veramente. E che cos'era? Questo è un matrimonio in Dagestan. Così si sposano? Sì. Si viene ammazzata? Sì. Subito, appena si sposa. Come entra si prende l'ammazzata. Si levano il pensiero. Esatto. Vediamo ci ammazzato oggi. Prima, e poi, esatto, ce lo togliamo così. Bellissimo. Allora, adesso volevo chiedervi di elencare i giusti motivi per cui non andare a vedere l'altro film, l'altro cinepanettone. E chi l'ha visto? Intanto non l'hanno finito. Intanto per dare, per fare incassare di più il nostro. Oh, ecco, questo è un buon motivo. Vero. Se vuoi una telecamera ce l'hai là. Poi. È spenta. Non si è accesa. Musica, ma lui me la indica, non è che sono cecato, la vedo, ma era spenta. Adesso è spenta. Allora. Guarda, l'hanno spenta un'altra volta. A dove stiamo? Ecco. Allora, se volete che il nostro film incassi di più, mandate un SMS come Ago. Dai, altri motivi. A Natale mi sposo. Non andare a vedere l'altro cinepanettone. Ma perché a Natale perché? Dovete non mangiare. L'abbiamo visto noi quell'altro. No, però, non... anche male, volendo parliamone non possiamo... male. Parliamone male. Parliamone male. Oh, malissimo. Guardate, io non l'ho visto, ma è orrendo. Un film veramente, poi non fa ridere. Ah, per carità, ma questo non è che chi se mi denuncia, perché io sto scherzando, Non l'ho visto veramente. Anche perché i comici hanno, perché? Si Nancy? Prendono molto sul serio. Vuoi aggiungere qualcosa? No, io non, per carità.
Per carità. Perché no, deve fare vale... quello, perché sta anche il nell'altro. Lavoro suo... Io faccio tutti. Fa anche l'altro. Io sono Belen. Lei fa anche l'altro. No, no, io sono Belen. Io faccio Belen. Allora se stanno abbriagando in lingua. Allora facciamo una cosa, andiamo in pubblicità, torniamo tra pochissimo qui con Nancy Brilli e Vincenzo Salerno. State lì. Nancy Brilli, Vincenzo Salemme, i nostri ospiti questa sera. E Nancy, mi hai detto che tu canti, vero? Mi piace cantare. E mi piace Arisa tanto. Sei pazza di Arisa? Sì. Ti sì, piace, senza... trovo che sia molto tu bella. Tu ti pazzi per Arisa? Sì. Sì. Come è giusto che sia. Allora, sta bene senza occhiali. Sta bene senza occhiali, vero? Guarda che belli occhi che c'ha. Bellissimi. Grazie. Allora... andiamo avanti con... stavamo parlando di, del vostro film in uscita, Natale mi sposo, e voglio capire, per verificare che sia un cinepanettone doc, abbiamo preparato un piccolo test di cinepanettonetudine. Non so come ho fatto a dirlo. Allora. Vediamo un po'. Farò delle domande, dovrete dire sì o no per vedere se è doc, appunto. Vincenzo. Sì. La trama del film prevede che a un certo punto, per una motivazione che non ha alcuna logica, tutto il cast si trasferisca in una località turistica di lusso all'estero, tipo Miami, Le Bahamas o St. Moritz, dove non si capisce perché chiunque parla correntemente l'italiano o ancora più spesso il romanesco, il dialetto napoletano stretto? Sì. Sì, sì. Quindi, cielo. 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 Nancy. Nel film c'è almeno una gnocca spaziale ex velina di Striscia fidanzata con un attore internazionale fighissimo che tutte noi faremmo carte farse per essere al suo posto e nel film chissà come perde la testa per un lavapiatti bruttino e sfigato che nella vita reale non guarderebbe neanche per errore? Cielo! Vincenzo. Nel film c'è almeno una scena di banchetto collettivo che deve sembrare un simpatico momento conviviale, ma in realtà è l'espediente narrativo per infilarci almeno tre rutti, due pernacchi e una rissa in cui gli attori si mandano a fanculo col gesto dell'ombrello che comunque funziona sempre. Proprio così esagerato? No, non c'è. Poi non ci un sono sì, io. Però. Non ci sono manch'io, no, non ci sono io, manch'io. Parolacce e rutti... Allora, rutti e parolacce io e lei non ne abbiamo fatto. No. Però ce ne sono, perché sennò questi non fanno i biglietti. Ci sono. State tranquilli, ci sono. Ok, ci sono. Va bene. A questo punto mi sembra ovvio un che è doc, per... però Nancy, l'ultima è... Nel film ci sono delle scene in cui un numero imprecisato di ragazze nelle circostanze più disparate viene simpaticamente sorpreso in costume da bagno o in topless, anche se siamo sulle Alpi svizzere e fuori c'è una temperatura di meno 20 gradi e le stalattiti di ghiaccio, le grondaie e i negozi che vendono costumi da bagno in quella località neanche esistono? Almeno in una ce l'ho. È un cinepanettone, andatelo a vedere! Le ragazze... È super veramente doc. Ci stanno tre ragazze, non so, che hanno girato la scena a St. Moritz, ci avevamo, saranno stati a gennaio 27 anche meno 32. Sti creature, ste ragazze hanno girato a meno 32 col costume, sembravano quelli di Avatar, sai? Tutto pensa tutto. Che erano ciccione, sono diventate buonissime, si sono ristrette. Ci credo, cavolo. Era ma un freddo, noi mamma polare. E voi dove eravate? In albergo a bere cioccolata calda? No, noi eravamo in scena, però io sembravo 802 kg perché avevo tutti, sai quei cosini, gli scaldini crunch, sì? Tutti dentro alla maglietta, le questa calze, è la fidanzata, e lui e quell'altro è George Clooney, non so che è stato, eccolo qua. Quindi è un cinepanettone. Vedi la differenza. Mentre io sono chicissima in cashmere con tutti gli ori, tu c'hai questa specie di pigiama qua, ma che sono io? Sì, questo maglione ma ha fatto sì. Vabbè. Senti, tra l'altro tu sei napoletano e so che adori il Natale, che per te il 24 dicembre è proprio un giorno sacro. Non so tocco. Ecco, te lo voglio dire anche a tutti voi del sud, il 25 dicembre è Natale, non il 24. Ma noi è vigilia.
curo da voi, quindi qua, chi è? Perché a Napoli a Natale il 25. Si festeggia il 25 dicembre Natale. Ma comunque in tutti i casi, si fa il cenone, si fa la vigilia, perché si aspetta la nascita di Gesù. Sì, ma ragazzi, noi festeggiamo il 25, cosa facciamo? Mangiare gli avanzi il 25? Il 25 si fa il brodo perché la sera hai mangiato molto e il giorno dopo si fa il brodo. Ma casa vostra! Allora, non ti incazzare prima di tutto. Tu mangi di quello che vuoi. Ma perché ti manda fuori di testa? Ma manda fuori di testa. Ma perché ti manda? Ma perché voi il 24 non fate niente? Ah, io neanche il 25, però per dire, me l'han scritta, mi manda fuori di testa! E non mangiare! Ma io noi vogliamo. Ma perché? Tu quando lo festeggi, Nancy? Io tutte e due. 24 e 25? Io anche quando si può mangiare. Anche il 26. Anche io Stefano. Ma ti sei, quando ti sei cambiata? No, sempre uguale. Ma stavo vestita così? Sì, su, colora mamma. Ma guarda, veramente? Adesso, non ti preoccupare. Ok, telecamere. Comunque, il 24 si fa il cenone alle 8 di sera. A Napoli. Ma a Napoli, ma in parecchie parti d'Italia. Infatti non si fa lo, io che lavoro a teatro non si fa lo spettacolo. Il 24 è l'unico giorno dell'anno che non si fa mai lo spettacolo. Se può fare il 31, non a Napoli, perché si fanno i tricchi track e bottamu. Tricchi track? Ma non si può fare i secondi che erano? Botta a muro. Il botta a muro. Tricchi track e botta a muro, cioè il capodanno, l'ultimo dell'anno. D'altronde. Ma non si. Chi non lo sa? Il 24 non si lavora. Siete pazzi, questo è un programma di divulgazione. A questo punto io vorrei far entrare la nostra Geppi Cucciari con il sondaggio. Sai che sei fan fatale? Non so quella di prima, credi? Non lo so, ti sei cambiata? Mi riconosci? No. No, però anch'io festeggio il 24. Sono un po' dimagrita. Rispetto all'anno scorso, sei dimagrita, stai benissimo. Non hai fatto gesti, pensavo che facessi così. E questo ti fa no, onore. No, dimagrita, no. Appunto, pensavo l'anno scorso eri più, invece no, quest'anno più. Dico rispetto all'anno scorso sei dimagrita, giusto? Sì. Io ti ho fatto un complimento, ragazzi, se hai accettato i complimenti in questa trasmissione, perché state ingazzate, cioè, ho detto, prima ti sei cambiato, no, stavo... Non si può parlare, mamma mia, il 24, il 24 è festa, a noi no, Anzi, io volevo dire che anche a casa mia si festeggia il 24. Ah, vedi? Eppure il 25. L'abbiamo Eppure detto il 26, già, anche noi. Da risa. Anche il 23 talune cioè, volte. Casa così per... Ragazzi, possiamo superare questo argomento che è veramente boom boom, interessantissimo, però io vorrei introdurre il sondaggio. Diamo il benvenuto a questi due grandi rappresentanti del cinema italiano. Davvero... Senza ironia però, perché c'era... la sigla. Cioè, io sono bellissima, guarda quanto sei brutto tu. Ma come mai? Una fotografia ma mia. Ma come mai? Perché c'avevi lì? Cioè, la mia foto è veramente... adesso. Poi... Perché? Io già sono brutta, una cosa un po' più aggiustata. Sei brutta. Ma non le ho scelte io le foto, hai capito che non le ho scelte io le foto? Così, volevo continuare questo filone dell'incazzo inutile. Sì, litighiamo sulla legge. Allora, benvenuta a questi due grandi rappresentanti del cinema italiano, più diciamo intensi di Ginger Roger e Fred Astaire, più ancora di John Travolta e Olivia Newton-John, ancora più di Bombolo e Cannavale, cioè proprio di più di più tutti. Di... Allora, io ho studiato le vostre biografie. Fatto una confusione. Non ho capito. Ho studiato le vostre biografie e ho letto, per esempio, che tu, Nancy, Oddio, sto dicendo te! Hai ricevuto la corte di un uomo politico molto insistente. Non voglio il nome, per carità, dacci qualche indizio. Ti raccontava barzellette sui fiori? A proposito, sei mica il maschile di Orchidea? Non dirlo. Non dirlo. Io ti vedo che potresti dire tutto. Io invece amo molto Vincenzo. Vincenzo lo sa, un uomo veramente magnetico. Quando mi abbraccia mi smagnetizza il bancomat. Vado quindi a leggervi, diciamo, il sondaggio che abbiamo commissionato a vostro riguardo insieme proprio. Vado. Nancy Brilli racconta di aver ricevuto molte proposte indecenti e non dice di aver rifiutato. Parlava dell'invito a questo programma? E di cosa, se no, per il 60%? Ma dai, ad averlo saputo prima quasi il 40%. Allora, parliamone, Nancy. Tu hai detto che per lavorare hai ricevuto molte proposte indecenti e non hai detto di aver rifiutato. Pensa poi che invece Vicky ha fatto il contrario, cioè ha ottenuto questo programma minacciando di farle, lei, le proposte indecenti. Segnala anche questo 39...
segnalo anche questo 39%, che ad averlo saputo prima ti avrebbe fatto proposte indecenti in maniera diretta. Ti do degli indizi: sono tutti uomini, non lavorano in questa redazione, non fanno i ballerini e non hanno inciso un brano che si intitola Rosso Relativo. Ecco, per farti capire il genere. Andiamo sulla coppia, proprio Nancy Brilli sogna di lavorare con Hugh Grant e ha fatto un film con Salemme. Anche per lei la vita a volte è ingenerosa. Meno male che mi vuoi bene. Sono... Adesso aspetta il contrario. Così. Questo è per... Ho capito, ma è il turno mio oggi. È per qua, fare amicizia. Sì per il 55%, no per il 31%, ma almeno è generosa con Hugh Grant per il 14%. Allora, innanzitutto, questa qua è una coppia di fatto a livello cinematografico, perché siete già al terzo film insieme. Se fossimo in tribunale, qua vi darebbero l'aggravante della continuazione del reato. E poi io non capisco le differenze tra, che ci sono tra Vincenzo e Hugh. Ma amore. Guarda, infatti... Grazie. Questo scatolo dimostra, eccolo, guarda. Qua, vedi? Guarda, dimmi la verità. Ma voi che la foto, questo, sai che questa foto, sai chi me l'ha procurata? Bottura. Bottura, perché questa è la cosa in Rai che sembri abbiamo fatto, Luca, lui faceva l'autore. L'avete fatto insieme. Perché questo io ci mettevo la faccia, ma dietro c'era la firma di Luca Bottura, Luca Bottura, Bottura Luca. Dovete mandarle un programma che ricordiamo. Ti vedo dietro le quinte. Eccolo, cioè, là. No, sì. Dietro le quinte che mi fa la manina così che mi saluta. Forse voleva fare un'altra cosa con quella però manina. Però l'effetto è veloce. Non essere tendenziosa. Andiamo alla terza domanda. Vincenzo Salemme ha definito il presidente napolitano il terrone più settentrionale d'Italia. Lei sa qual è la pena per vilipendio al capo dello Stato? Da 6 mesi a 3 anni per il 22%, che mi frega, sono problemi di Salemme, 59%, dopo Bossi nessuna, 18%. Ma mica l'ho detto. Ciao, no, quelli ci credono a casa che l'ho detto. Non l'hai detto? A parte pure un presidente, non l'ho detto, Perché ci sta guardando, guarda, di sicuro. Perché tu dici che non mi guarda. Tu dici che non mi guarda. L'altra sera mi ha chiamato e ha detto: stai vedendo Vittoria? Ma al mezzo della notte, notte e mezzo, il presidente ha preso le goccine e è andato a dormire. Sicuro. E sembra napolitana. Napolitana, tenimmo fuoco. Davvero? I napolitani. Vabbè, comunque, vuoi fare... Non l'hai detto? Guarda, io non lo so neanche commentare. Non l'hai detto, Vincenzo? No. Vabbè, allora, chi se ne frega? Andiamo. Se non l'hai detto, cosa sto a commentare? Una frase che non hai detto? Ma qua, passiamo alle mani direttamente, pugni in faccia. Andiamo a questa domanda, che, guarda, da cui prendo le distanze, prima ancora di leggertela. Vincenzo Salemme ha dichiarato che Massimo Boldi gli ricorda Peter Sellers in Hollywood Party. Visto che vale tutto, potrebbe dire che Geppi Cucciari le ricorda Uma Thurman in Kill Bill? Guarda, 1 su 3 in Italia l'abbiamo convinto. Perché 1 su 3, anche quasi di più, ha detto di sì. E allora vale tutto. E allora vale tutto. Comunque resta il dato di partenza. Tu, Vincenzo, hai paragonato Peter Sellers a Massimo Boldi. Chissà come l'avrebbe preso. Il contrario. Massimo Boldi a Peter Sellers. Ho detto addirittura Peter Sellers è come Massimo. Ma neanche questa cosa hai detto. Senti, veramente, se mi vuoi lanciare qualcosa direttamente. Non lo so, non mi ricordo, non credo di averlo detto. Ma forse è che tu ti dimentichi le cagate che dici, ti viene questo sospetto. Questo sospetto ti viene. Ti ha messo proprio in mezzo. Perché sei stato così incazzato? Non lo so, non lo so. Ma perché sei così incazzato? Facciamo pace, dai, facciamo pace. Ma mamma mia. Io la trovo proprio pure a me anche molto. Vedi che fai i gesti. Non posso dire bella, bella. Buona. Sai che state che ha lavorato con Maria De Filippi? Se stai se ne chiudono pochi i capi, si dice so, a Napoli. Lo so. Ah, sei montata la testa. Sì, perché guarda come stava. Siediti, dai. Che ti finisco questa cosa. Bella. Te la credo rossetta, Vincenzo. C'ho molto rossetto. Allora, comunque noi, ecco, Nancy, pulisci, ma. Vabbè, ma. Vediamo come avrebbe reagito Peter Sellers. Vediamo, questa è un'immagine della sua tomba. Sono a menare Salemme. Torno subito, sono a menare Salemme, insomma, perché questo paragone l'ha presa bene, diciamo. Volevo dire che non sembrate nei fan di Boldi, forse non è carino. Però Boldi a me mi piace comunque. Anche a me piace. A me piace Boldi però. Ma infatti salutiamo anche Massimo, Massimo e no. Sarà con Napolitano a guardarci, perché di solito ci guardano sempre insieme. Io vi saluto, abbiamo fatto pace, si può dire che abbiamo fatto pace?
Io avrei, però, io non ho mai litigato. Sei tu che sei entrato e mi hai assalito. Però non so perché, l'anno scorso eri stata più gentile. Posso dire la verità? Gli è venuta così, su, via. Oggi abbiamo capito, cioè, è stata una giornata dura. Quindi, guarda, non so cosa dirti. Questa cosa non andrà mai in onda. Questo è successo qualcosa, quindi... che io non so. No, no, no. Non lo so, guarda, hai ragione. Mi giravano i coglioni a prescindere. E quindi sono un po' presa con te. Dì la verità. Sì, davvero, no, scusami, non me la sono presa con te. Cioè, era stato un momento. Ascolta, io me ne vado a casa. Ma non è che non ciao, Jeffy! Ciao, Jeffy! Vabbè, è andata. Allora, Nancy. Nancy, io so che sei sensibile ai complimenti, te ne voglio fare uno che secondo me ti piace particolarmente perché te lo fa sempre tuo figlio. Ah. Giusto? Immagino. Mamma, sei bella come un cinghiale, ti sì. dice di solito. Amore né mamma, ecco. Forse per questo che non ho figli. Non ho figli io. Insomma. Beh, assomiglia a un cinghiale proprio, lo ricordi vagamente ma non ci assomiglia. Beh, i capelli eccoli là, ma no, no, per lui era un grandissimo complimento perché stavo facendogli vedere tutte un libro bellissimo sugli gnomi. A un certo punto c'era un cinghiale, lui era piccolo piccolo, era innamorato di questa figura perché c'era un cinghiale e un cinghialetto, e mi ha detto: mamma, sei bella come un cinghiale. E secondo me era una dichiarazione d'amore fantastica. Nessun uomo mi dirà mai una cosa così. È impossibile. Tu non l'hai mai detta a nessuna? Se lo dico io. Bella cinghiala mia. Vedi, se lo dico io diventa volgare. Lo dice un bambino. Un bambino accetti tutto. Sì. Sì. Prova a dirlo tu. Che è bella come un cinghiale? Sei bella come un cinghiale. È un po' erotica. È un po' erotica questo, no? È erotica? No. Arisa ci guarda schifati. No, ci confondisce. No. A me il cinghiale piace, è simpatico. Beh, se lo dicessero a me non la prenderei benissimo. Non è, non è un commento. Allora, Nancy, uno dei tuoi sogni è quello di confessarti con padre Keok. Ah, com'è bello. Credo non solo il tuo, tra l'altro. C'è un sacco di gente. Una coda. Ma una foto di lui non c'è, perché va spiegata questa mia perversione. Ce l'abbiamo una foto? Ma no, ci siamo concentrati sulla coda, sulla gente. Foto vera? Ecco, mi spieghi questa cosa, quindi come vorresti confessarti? Per curiosità, perché no, di che ti vuoi confessare, perché è meglio, perché adesso sei partita con... Vabbè, no, non mi vorrei proprio confessare. Confessare proprio. Perché un uomo... pazzesco, ma tu l'hai visto? Ce l'hai presente? Non è che devo confessare, ha scuso della confessione. No, sono una ragazzetta fedele. A chi? A padre Gorg? Ma vai. No, però se uno deve fare un sogno segreto di grande trasgressione, con chi tradisci? Con Salemme? No. Tradisci con padre Gheo. Con una cosa inarrivabile. Sempre più qua. No, che non mi tradisci con me, quindi che faccio? Non la fate qua. Ma ragazzi, questa roba qua è uccelli di rovo comunque. Hai capito? È il massimo del sogno erotico, il cardinale. Ma cioè, è il tuo sogno erotico? Beh, sì, mi vedi come sono tutta rossa. Ma rossa di pudore? Senti, allora, Vincenzo, tu hai dichiarato questa cosa, che il teatro è sensualità, e aggiungi che a teatro perfino uno buffo come te sembra bello, che è una bellissima battuta, devo dire. Ma guarda... Allora, innanzitutto, io non te posso rispondere perché sei una persona, sei una donna. Sì, però è vero questo, è una battuta, ma è vera. Cioè, tu diventi bello teatro, a teatro? No, io, ma era per dire un paradosso, io pure che sono buffo potrei diventare non bello, ma sensuale. Sensuale. Il teatro è sensuale, è femminile, come devo dire. Il teatro ha è sensuale perché ha erotismo. Maestra, posso dire una cosa? Vuoi dire? Sì, certo. Non è vero niente, perché lui è fanatico, lui è bellissimo e lo sa. Fanatico in che senso? Perché lui lo sa che è un bell'uomo. E allora...
Vabbè. Dice queste frasi a effetto. Ah, no, vabbè, così, ma... perché in realtà vuole, allora, ricevere dei complimenti. Se dico che non l'ho detta, non mi credete. Se dico che l'ho detta, la devo spiegare questa frase che a me ti mangiate di dirla. Ma perché ce l'avete con me? Ma ho non detto, ce l'abbiamo con te. Ma uno non può dire, io che sono un bell'uomo, non ho questo problema. E uno dice, io che sono un maschio, mica può dire che sono bello. È vero, è vero. Io penso di non essere brutto, ma non è che sono belle, capito? Dico, mo stiamo parlando seriamente, quindi penso se... sembra che veramente penso di essere bello. Non penso di essere bello. No, però non pensi di essere brutto? No, penso di essere normale. Non... Tipo che? Madonna mia, uno normale, che imbarazzo. Tipo, qua, allora, senti, allora dai, cambiamo argomento. Voglio dire che anche, un uomo col teatro può diventare... Anche un uomo... diventa sensuale. Sensuale, che è una, ecco, cosa caratteristica femminile. Tu scrivi per il teatro, tra l'altro, vero? Sì. Ecco, e a proposito di questo, no, dove stai per arrivare? No, volevo capire questa cosa, perché cosa ne pensi dei testi contemporanei? Perché molti dicono che in effetti scarseggino, no? Molto, scarseggiano. Quelli per il teatro sì. Oh, ma a parte gli scherzi, c'è poca gente che scrive commedie per il teatro. Non so come mai, perché poi se le commedie vanno bene si guadagna anche bene. Lo dico perché il teatro è... Oltre che meglio, cosa, è anche ricco. Ma sembra una cosa da sfigati. No, qua ric, no, no. Però si vive bene. Ecco, però io volevo invece consigliarti e consigliare anche al pubblico a casa questo nuovo filone, vediamo. In un'era sempre più tecnologica e multimediale, in cui il computer ci insegue ovunque. In un'epoca in cui la televisione è l'unica autorità culturale a plasmare le menti. Che ce ne facciamo dei libri classici scritti da autori sfigati, magari un po' gobbi e con le fidanzate frigide? Einaudi presenta la collana Stile Rutto Libero. La metà delle corteggiatrici passeranno tutte di là quando lo conosceranno bene. Okay. E la metà delle tue corteggiatrici passeranno tutte di là quando lo conosceranno bene. Da oggi gli scambi tra corteggiatori e la gente sono in Va dove ti porto in esterna. Beh, ho messo i bigodini, dovevo metterli, sono abbastanza buffa. Beh, ho messo i bigodini, solo, infatti dovevo metterli, sono abbastanza buffa. La nobile penna di Cristina Dal Basso firma Casa di bambole gonfiabili. E tu cosa sei? Deficiente? Fai schifo? Sei un'ipocrita, sei una falsa e sei una cessa. Tu cosa sei? Deficiente? Dai, sicuramente più intelligente di te. Fai schifo, sei un'ipocrita, sei una falsa e sei una cessa. Lasciatevi cullare dallo scambio intellettuale di Antonella Elia e Aida Jespica. Piccole donne crescono e spaccano i maroni. Einaudi, la collezione Stile Rutto Libero, perché il paese ha fame di cultura. Bello. Che bella cosa. Guarda, a parte gli scherzi, però questo in effetti potrebbe essere un nuovo filone, anche perché i reality ormai sono veramente entrati nelle case di tutti e, come dire, in realtà... È un po'... si appassiona perché sono storie ed è un po' il copione della vita questo, no? È un racconto questa roba qua. Un racconto? Ma tu mi stai scherzando, quello veramente... È vero. Il reality ha vinto per questo motivo qua. Poi può fare dispiacere a chi scrive, ma danno la sensazione di non essere confezionati, invece sono confezionatissimi. Sì. Però, insomma, c'è un canovaccio, no? Poi ci sono i vari attori, è così è un po' la commedia rigido. Dell'arte. È molto più rigido però della commedia dell'arte. Lì tu i ruoli dici? Sono, secondo me, sì, ci sono gli autori che impongono molto. Beh, allora loro sono degli attori straordinari, però, no? È l'incoscienza del principiante. Beh, è anche che cioè, quando sei un attore, no? Sì. E, insomma, la prima volta che lo fa la seconda volta, si vede che non sono bravi poi. Ecco, però io volevo capire questa cosa. Voi avete mai pensato di leggere a teatro un testo di Uomini e Donne? Ma sai che soldi che facessi? Sai che secondo me potrebbe essere un suggerimento o un esperimento interessante? Sarebbe uno spettacolo proprio provare. Di successo, però allora, fatto dagli attori, non da loro. Proviamoci. Cioè dai, da noi leggiamo? Sì. Serio. Devo leggere qua? Abbiamo fatto ginnastica, cammino come se avessi accomodati le uova. Perché abbiamo preparato testi, appunto. Non ci vedo. A proposito di. Forse aspetta un attimo. Sesso perché solitario. Magari. Abbiamo invertito. Ecco qua. Questo per te. Non ci vedo scusami. Più. Eccolo qua. Ci vedete? Mo' sì. Ah, ecco, vedi, sottolinea, è bello.
E quindi, allora, sì, vi introduco. Da Uomini e Donne di Maria De Filippi leggono Nancy e Vincenzo. Prego. Ma io assolutamente, io non voglio paragonare il mio cane a mio nonno e mia nonna. Assolutamente, sicuramente. Federico, vai a fanculo. Oh, perché? Perché io dopo questa marzo e me ne vado. Oh, dove va? Vieni qua, dove? Dai. No, vai via Federico, vai via. Ma perché? Perché? Mi dici che c'è di strano? Senti, vai via. A me mi porti a conoscere il cane e a lei i nonni. Ma che stai dicendo, papà, va? Ma che ho scelto a te? Che ho scelto a lei? Non mi va più di stare qua, ok? Ma, va bene. Ma perché mi dovete baciare su queste cose? Non mi prendere in giro. Ma che c'entra? Non mi prendere in giro, va bene? Allora, senti, a te ti ho presentato il cane. A lei gli ho presentato mia nonna e mio nonno. Magari io scelgo Dalila, che non gli ho presentato nessuno. Ma perché vi dovete passare su queste cose? Appunto. Me dà fastidio, vabbè. Mi può dare fastidio? Mi può dare fastidio? No. Posso? No. Dare fastidio, posso? Io comunque te voglio bene e t'ho voluto bene e t'ho voluto presentare il mio cane. A Leliana gli voglio bene e gli ho voluto presentare mio nonno e mia nonna. Ma qual è? Qual è la differenza? Ma se so fatto pure sporcare dal cane, va. Entriamo dentro un attimino. No, non mi va più, voglio andare a casa. Vabbè, che te devo fare? E allora vuol dire che non ti interessa più. Fa proprio schifo mi fai, ti devi vergognare. Ma tu mi devi ringraziare che ti ho pure presentato Nerone, che non lo presento mai a nessuno. Mi stai a prendere per culo, a deficiente. Dunque se Shakespeare non avrebbe questo, Federico e Pamela, e quindi... Questo si dicevano? Irraggiungibile. Uno non potrebbe mai scrivere questa roba. Ma come scrive una commedia? Non l'ho mai... Nerone! È bravo! È drammaturgia contemporanea, ragazzi! Ma sì, ma tu ti rendi conto? No. È meravigliosa. Cioè, io Nerone non l'ho mai presentata a nessuno. Ringrazio a Dio che te l'ho presentata. È fantastico. Attimoviamoci! È sublime! Grazie! Grazie. Meravigliosi. Bah. Che potrebbe essere... Ionesco no. Non avrebbe saputo fare di me. Assolutamente, no. Ma scusami, non possiamo portare, non so, a teatro Grande Fratello, una cosa del genere? No, secondo me... Però lo fanno già i Jalapas, fanno quella meravigliosa parodia. In televisione, ma in teatro? In teatro, guarda, io penso che fai i soldi. Se tu scrivi una commedia con quella cosa, fai i soldi. Fallo, ma non no? Si capisce, però. Beh, dipende, se costruisci il suono... Lo chiami Uomini e Donne? O il Grande Fratello? Questo spiega tutto. Sì. Vabbè, certo, per farti pubblicità. No? E come no? Vabbè, ragionateci. Adesso ci penseremo. Ah, cioè di farlo proprio noi? Vabbè, no, io sto a posto così, non è che... Puoi farne anche a meno? Sì, ne faccio va a bene, meno. Va bene. Ho visto che Arisa rideva dietro. Prima. Ti è piaciuto? È divertente, sì. Sei fantastica perché sei precisa. Arisa rideva prima. È precisa, proprio fantastica. Cioè, è proprio lei come bambina. Meraviglioso. Secondo me è un genio. È meravigliosa. Allora, Vincenzo, è vero che tu vai matto per Nicole Kidman? No. Subito. No. No? No, non so, chi l'ha detto? Non so, hai dichiarato tu che cos'è? No, adesso noi abbiamo tutte come dichiarazioni. Attrice, senti, io veramente forse non mi ricordo, me lo potevate dire prima, io dico sì. No. Però non me lo ricordo, se no, forse ho detto vado matto come attrice? Sì. Mi piace molto come attrice. Ti piace molto come attrice? Molto, sì. Anche se questa qua è una foto un po' vecchia, magari abbiamo una foto più recente. No, come donna non è il mio tipo, ti devo dire la verità. No, dai, non era questa qua, io ne avevo vista una più recente. Ah, vabbè, ma non sai che succede. No, non era questa, ne ho vista una stamattina che era più recente. Esatto. Non posso commentare perché Ornella Vanoni. No, Nicole Kidman è un'attrice straordinaria. E Ornella Vanoni è una cantante straordinaria. Ma questa è Ornella Vanoni? Non era Kidman? Non possiamo commentare. Cosa ho detto? No, che Ornella Vanoni.
Ornella Vanoni, sì. È Ornella Vanoni? Sì. Togliamo la foto allora, abbiamo sbagliato foto, non so, c'è un pirla in regia. Eccola qua la Kidman. Eccola. Ma questa è veramente la Kidman? No, che sono io. Andata male, ma certo. È lei, sì. Cosa ha fatto Nancy? Un po' tutto. Ma che scema, ma che scema. È una scema, vero? La rimettete la prima, per favore. Ma è lei veramente, dico uno scherzo. Sì, è lei. Torniamo indietro un secondo. Si può tornare indietro? Cioè, nella chirurgia estetica? No, da questa roba qui non puoi tornare indietro. È senza ritorno sta roba qua, vero? Sì, se torni alla fotografia di prima. Questa bocca non la recuperi. Si può rivedere quella di prima, di foto, in effetti? Ma quella prima ancora, perché qua ce l'aveva già la bocca. Ecco, qua era lei. Ma tutto questo in quanto tempo è successo? Perché io me la ricordo così. Diversi anni, però chi. Due, tre chi l'ha detto che una è più bella con quelle cose là nella faccia? Cosa non faccio? Non lo so, a me questa cosa. Mi sembra che a un certo punto della vita alle donne gli venga una roba che vogliono avere una sindrome, sembra che abbiano un gene modificato. Sono tutte uguali. Aspetta, non lo so se lo so fare. Dei carri di Viareggio diventano. Ma non lo so, te la ricordi le caricature, certo, di Prosdocimo? Che faceva quelle cose così con gli... Ecco, sì, tutto uguale, quella roba perché? Lì. Non lo so. Sarà che io ho le rughe d'espressione da quando sono nata, per cui ormai ci ho fatto il callo. Ah, tu sei nata così? Sì, pensa. Beh, bella però. Sì, tutta un po' acciaccata, però che vuoi fare? Però anche così. Cos'era quella roba lì, Nancy? Le tette. Ah, ecco. Allora, sappiamo che la fortuna spesso dei film di Natale non è solo chiaramente il cast eccezionale o comunque insomma i nomi che riescono a mettere insieme per questi film, però è anche la colonna sonora, cioè spesso la musica aiuta il film, no? Sì, ci sono dei pezzi. Allora, particolari. Noi abbiamo una rubrica che amiamo particolarmente ed è La vecchia che canta. No, no, mi dissocio. Anch'io mi dissocio. Sta arrivando La vecchia che canta. Buonasera Rita. Buonasera. Allora, Rita vi canterà alcuni grandi successi tratti da diversi cinepanettoni e voi dovrete cercare di indovinare il cinepanettone o la canzone. Cosa sta cantando Rita, è facile. E quindi io direi, prego Rita, vai con la prima. Vincenzo ha indovinato, essere io la SketchUp da Natale sul Nilo. Sì, ma lei non la può fare un po' più chiara? No, meglio di così, no, non più chiara, no, no, ecco, perché così. All'inizio lei comincia, vede, non si sente bene. Vedrai che un secondo, prego Rita. È stata teata. Ma lei dice delle parole o... È stata teata. Ma sembra che mi chiede scusa, signora, ma non ci capisco. Lo so, io chiedo scusa io a lei. Ma è cinese. Di dove? Lei dice una specie di parole. Il pezzo, perché aspetta un secondo. Può evitare le parole, può fare solo il morire. Perché sono le parole che butto. Questa divina. Aspetta. Ma non può ripetere quello che sei. Ma non è possibile che ripeta.
Sentiamo il Rita ti ha anche cantato il ritornello, è stata molto brava. No, ma sai che c'ha, che posso fare? Cioè, fa con la faccia come vedi, scusate, mi tocca farlo. Non era facile, forse la prossima andrà meglio. Ma lei di dov'è, signora? Lei di dov'è, signora? Milano, non sono napoletana, mi dispiace. No, vabbè, ma non è che questo si capiva benissimo, non era napoletana, pensavo fosse straniera. Napoletani, no. Allora, Rita, abbiamo pezzo. È brava tanto. So che questo è un pochino più facile, dovremmo riuscire a riconoscere. Se puoi vedere le parole. È partita. È partita già. Ma non faccia l'espressione. Non faccia l'espressione. È un rosario, signora mia, ma cos'è? Kiss me. Ma, no, è difficile, come fa? Cioè, fa la faccia come arriva, come fa da non capire? Azza, no, ma no, ma è geniale, ma è una cosa meravigliosa. Wichi, tutti cinesi sono. È il nostro film questo. Cioè, questo nostro. Oddio. Cioè, ma come mai avevano preso lei? Perché? Perché? Come si è scelta la sua? Oddio. Ma che... Ma è Peppino! Non era facile per lei. Ma si toglie il microfono, non si sente, è inutile che c'ha il microfono, no, io non la sento bene. Non la senti bene? Non c'è più. Era complicatissimo per la cantare. Signora Rita, 100.000 punti. Mi dispiace. Mi dispiace anche a me, però c'è un sacco di gente che... Ma si dispiace che non indoviniamo o si dispiace per questo... No, che non indovinate. Ma qualcuno indovina, signora? Cioè, certo. Io la prima l'ho indovinata, però. No, c'è gente che l'ha indovinata la prima. Che dopo me l'ha fatta più difficile, diciamo. E poi è diventato un po' più problematico. Ma perché c'è anche la voce un po' più rauca. Sì, è vero, L'ha consumata a cantare. Sì, sì. Grazie mille. Melissa, volevamo capire, tu hai già fatto le carte, hai già fatto le carte sul film e quindi vogliamo sapere se incasserà di più il loro film di Natale, cioè A Natale mi sposo, oppure l'altro, cioè per intenderci quello di Boldi che è il loro o quello di De Sica che è l'altro. Allora, gli incassi saranno praticamente identici per tutti e due i film, solo che il loro film sarà più sexy e avrà una regia migliore rispetto a quello di l'altro. Più sexy? Sì, il più nostro? Sexy. Sì, beh, se è uscito qualche passaggio. Se il nostro è sexy, mi immagino che sarà quell'altro perché non c'è. Evidentemente sono diventati tutti dei bigotti, tocca a tutti prima o poi. Quindi incassi più o meno identici? Incassi più o meno gli stessi. Ma molto alti. Alti o bassi? Perché gli stessi molto alti, gli stessi fra tutti e due i film, ma sono molto alti sono per molto entrambi alti. I film, sì. Allora non morirete di fame senz'altro. No, ma voi non no, ma figure, lo so. Va bene, allora a questo punto quindi... tu vuoi chiedere qualcos'altro? È una bella notizia però questa. A Melissa. Velocissima. Ma personale? Se ce l'hai al volo, sì. No. Non ce l'hai? No, dai, che ce l'hai. No, così dai. No. Dai. E non mi intimidisco. Dai. Ti intimidisco. Vai. Padre Georg, la confessa. Domandaci. Grazie, mille. Ma posso vedere che c'è sul tavolo? Ma che c'è sul tavolo? Scusa. Ma cosa sta facendo, Nancy? Ma che è questo? Ma sembra da falegname. Ma perché c'è il tavolo da falegname? Che ne so, me l'hanno dato qua. Ma poveraccia, ma non è una cosa normale. Ma che è? Nancy, salve. È contrariata, allora, siamo arrivati purtroppo al centro, alla fine. Io vorrei ringraziare Nancy Brilli e Vincenzo Salemme, naturalmente anche...